Buonasera. Grazie a tutti di essere qui. Grazie. Abbiamo ricevuto un messaggio per la serata, per me e per voi, e desidero leggervelo. Ma prima raccomando di spegnere i cellulari. Grazie. Andiamo. Ravenna, 10 settembre 2020. Cara Franca, in questa cerimonia che vuole ricordare l'amico fraterno Franco Lorenzo Arruga, desidero inviare a te un abbraccio e a tutti i presenti un commosso saluto. Franco Lorenzo Arruga, oltre che un grande musicologo, critico musicale e acuto scrittore, è stato un vero amante della musica e dell'arte. Non ha mai dimenticato di aiutare e di formare i giovani artisti, spronandoli, entusiasmandoli con la sua trascinante passione e la sua vera conoscenza. Lui stesso, quando ero ancora studente al Conservatorio di Milano, mi diede la possibilità di affrontare e di dirigere una complessa partitura di un giovane compositore. Siamo stati amici sinceri e qualche volta anche dialettici, ma sempre nel nome di un unico amore per la musica che ci accomunava. La sua dipartita lascia un incolmabile vuoto. Io lo ricorderò sempre con affetto e gratitudine. Riccardo Muti. Thank you.
Giordi Tagliaferri, sarmatese, aveva 12 anni quando Arruga lo chiamò nel suo primo spettacolo a Sarmato, nel 2006. Oggi è un batterista richiesto ovunque. Avete riconosciuto l'oratorio dedicato alla Madonna di Caravaggio, costruito nel Settecento quando, narra la tradizione, il cavallo di un devoto che tornava dal santuario di Caravaggio con l'immagine sacra si impuntò in questo luogo, quasi segnale miracoloso. L'alleluia che abbiamo ascoltato, cantato da Gemma Bertagnolli, è del compositore Alessandro Cadario, prima esecuzione assoluta a Sarmato, quando Arruga scrisse e mise in scena qui la storia di un tempio, un prato, un cavallo, nell'estate 2010. Nel video che segue lo presenta Arruga, che scrisse per lui
anche il libretto per l'operina Internet, che nel 2005 era novità. A una lei scappa un allegato intimo. Arriva un lui stupefatto. Si messaggiano, conoscono, escono dal virtuale ed entrano nella vita. Il suo maestro Ballarini mi ha indicato lui, me l'ha indicato in questo modo. Io ho lavorato spesso con Ballarini, ne avevo ancora bisogno per collaborare per certi interventi sull'opera con dei gruppi da camera e cantanti. E lui mi ha detto che non poteva, però aveva due allievi, uno un genio e l'altro matto. Ho detto voglio il matto. Beh, era Cadario e devo dire che forse è un genio anche lui. Buonasera. Un pensiero per Franco Lorenzo che parte da una piccola considerazione sul fatto che il direttore d'orchestra è l'unico musicista insieme al compositore a non produrre direttamente suoni, e tanto che alcuni si chiedono spesso in realtà a cosa serva, quale sia la sua reale funzione. Ecco, il mio contributo questa sera non potrà chiaramente, facendo il direttore, il compositore, essere materialmente musicale, ma mi piace ricordare anche dagli insegnamenti di Lorenzo Arruga quale sia il ruolo del direttore. Forse è proprio quello di suonare i musicisti, dando loro indicazioni precise non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto una chiave di lettura
per meglio realizzare quella compatta coerenza che sta scritta sulla carta, che è il progetto del compositore. Questo perché un interprete è il mezzo necessario perché un capolavoro possa esistere oggi, qui, nel divenire spazio-temporale. Senza l'interprete una sinfonia di Beethoven non la potremmo ascoltare, non la potremmo godere, come possiamo fare per esempio di un quadro o di un libro. Quindi da qui chiaramente si può capire quale grande responsabilità abbia l'interprete di fronte a questi capolavori. Per questo motivo il direttore viene chiamato maestro, una parola che purtroppo spesso si svende con i saldi a chiunque prenda in mano una bacchetta. Ma per diventare un maestro forse non basta neanche, come vorrebbe l'Accademia, l'arduo diploma di composizione o la chiara fama, ma bisogna voler consacrare la propria vita e tutte le proprie capacità alla musica. E questo non è una scelta più di quanto non sia una vocazione, un modo di pensare, di vivere la musica. Se oggi sono qui è per testimoniare che Franco Lorenzo Arruga è stato un autentico maestro. Alla sua scuola non ci si scriveva e non si studiavano libri particolari, ma si ascoltavano racconti di vita musicale vissuta, momenti che magari ad altri sarebbero sfuggiti e che invece lui fissava nel taccuino della sua memoria e sapeva poi inanellare per i suoi discepoli, per i suoi ascoltatori. La sua capacità era proprio quella di cogliere, appena dietro il velo del mistero, cosa rendessero un artista o un'opera straordinarie, e non per distillarne una ricetta, il segreto, ma per comunicarne a tutti l'essenza. Ciò che Arruga ha imparato dai suoi maestri lo ha tramandato, raccontato, condiviso, e non custodito gelosamente per sé, nella convinzione che la musica, ancorché colta o difficile, fosse per tutti. Questa è la sua eredità e al pari deve essere la nostra riconoscenza che gli dobbiamo per essersi fatto tramite di tanta bellezza. Grazie maestro. Da Sarmato inizia il viaggio. Cominciò nel 2006 per la Sagra con Ballata del giovane Rocco, piccolo musical in cui il santo, ragazzo medievale, è immaginato con le parole e il canto d'oggi. All'aperto, sul sagrato della chiesa di San Rocco, in una serata di vento che faceva volare i fogli dai leggii, interpreti e strumentisti del luogo, tranne il protagonista Mariano Speranza, ragazzi promettenti e oggi tutti professionisti di riferimento. Tra loro anche il nostro sindaco in carica, Claudia Ferrari, alla chitarra. Il sound originale fu inventato sugli strumentisti che c'erano, chitarra, viola, percussioni, tastiera elettronica. Era il primo incontro di Arruga col santo pellegrino e guaritore, patrono di Sarmato, dove sostò in una grotta, contagiato dalla peste, soccorso da un cane che ogni giorno gli portava un pane rubato al castello. Affascinato da un santo apparentemente semplice e popolare, ma difficile, Arruga proseguì la ricerca e scrisse per Sarmato una trilogia. Nel 2009, speciale Rocco, rappresentato al Verde Luna. Le problematiche di Rocco accostate a letture e musiche di grandi autori di ieri e di oggi, da Lucrezio a Guibaudulina. Nel 2014 Rocco l'imprendibile, spettacolo multimediale che incrocia al dialogo di due giovani turisti, filmati, pittura, fotografie, attorno alla colonna sonora del primo Rocco registrata in studio. Sempre col gruppo di collaboratori fedeli, cui si aggiungono Oleg Vereshagin, Elena Luppi, viola, che vedrete ora a fianco di Mariano Speranza. Non mi capacito
Mi interrogo, ma è vero che son solo? Non so nemmeno dire cosa provo. Metà della mia vita è cancellata e non era neppure cominciata. Devo comprendere, fatemi capire questa terribile contraddittoria, corsa del vivere, corsa del morire. Non voglio stare fermo mentre va la storia. Andare via lungo il sentiero, seguire le nuvole, seguire il cielo, andare via senza più misura, senza la minima paura. Due sandali, un bastone, una bisaccia, sentire il sole, pregare. Vorrei che fossi io a inventarmela la vita, ma capisco che con tutti i miei soldi non ci riesco. Metà della mia storia è già invischiata, come fosse già stata destinata. E non guardatemi con la faccia seria, non l'ho voluto io al mio denaro, non c'entro io con la vostra miseria. Tenetevelo tutto voi che io me ne vado. Andare via lungo il sentiero, seguire le nuvole, seguire il cielo, andare via senza più misura, senza la minima paura. Due sandali, un bastone, una bisaccia, vento sulla faccia e camminare come fosse pregare. Due sandali, un bastone, una bisaccia, sentire il sole, il vento sulla faccia, più in fondo, fino al cuore del mondo.
la sera si dosti sola. Solfeggio è la sigla di Arruga. Entrava in casa e correva a suonarla al pianoforte. Mozart da vicino è proposito di tanti suoi spettacoli, titolo d'un libro, trasmissioni radiofoniche, modo suo caratteristico di parlare al pianoforte spiegando o accompagnando la lettura delle lettere di Mozart. È la ricerca di un colloquio che diventa avventura, perché Mozart è autore cangiante, fa balenare intuizioni sempre al di là. È complicità con Strehler, suo maestro, come nel filmato sulle nozze di Figaro,
girato nel 76 per la televisione svizzera italiana, dal giovane Arruga in funzione di regista televisivo, con Streller, Graziella Sciutti, Claudio Desderi, attori. Sorridi un po', è così la vita. Guardala lei adesso, lei cosa farà? Lei farà come... Più dolce io sono e però in un momento quasi di estasi, ma sì, io non avrei paura di dire, di estasi quasi mistica, in un momento di librato al di fuori, al di sopra di quella che è la contingenza momentanea della commedia o dell'opera, finisce con questo perdono umano che gli esseri umani si chiedono, o dovrebbero perlomeno chiedersi gli uni agli altri, proprio perché sono umani, le nozze di Figaro, di Mozart. E se noi abbiamo scelto questo esempio di teatro musicale per parlare di Mozart, forse abbiamo scelto veramente una delle grandi cose che il genio umano ha prodotto. Sempre in questo concerto c'è poi un momento che è l'adagio, dove anche qui c'è qualche cosa che è al massimo dell'intensità, ma è anche malinconica se volete, ma che ha un certo modo di operare dove nella forma classica la fatica è come nascosta, è come se venisse dal cielo. L'orchestra incomincia con un motivo con gli archi bassi, in do minore, questa suona questo. Cosa si risponde? Cosa può fare Mozart per far rispondere al pianoforte a un motivo così ampio, così pieno, che così riempie tutto di sé? Eppure bello, sarebbe anche quasi da sfruttare. E allora, nella nostra fantasia, possiamo quasi immaginare che a lui venga come un'idea improvvisa, una cosa semplice. Mozart sembra che risolva sempre tutto. L'orchestra ripete e lui ci mette sopra una cosa così, quasi come se cominciasse con un dito sul pianoforte.
Rossini. Arriva l'opera.
Il barbiere di Siviglia è l'ultimo progetto, compiuto non realizzato, di Arruga per il teatro. Elaborato con la scenografa Lucia Giorgio, l'opera, come l'autore la voleva, ma anche rivelazione spettacolare del lavoro che la produce, con le scene in movimento a vista. Nel 1982, con spregiudicatezza allegra, Arruga collega Mozart e Rossini. Inventa una pièce, La faticosa vecchiaia di Wolfgang Amadeus Mozart, rappresentata con interpreti Gino Negri e Daniela Dessì. Mozart non muore, ma scrive opere per un giovane pesarese che ama soprattutto cucinare. Sposa la diva Colbran, ammaliata da quella che crede la sua musica, e che divorzia quando Rossini le strimpella la propria. 10 anni dopo, dalla pièce Fortunata, Arruga ricava un libretto d'opera lirica per l'Opera di Monte Carlo, musica di Sergio Rendine con Barbara Frittoli, allora giovanetta. Anche nella trilogia Rocco si affaccia un sorriso di opera buffa. Sulla strada incontravo il mio cane che tornava. Mi muoveva la coda e m'accorgevo che nascondeva qualche suo segreto. Questa è la storia d'un semplice cane che aveva in bocca un pezzo di pane. Vedeva e lo chiamava, nessuno si chiedeva dove andava. Uscivo la mattina e in ogni via c'erano i segni della malattia. Non si trovava neanche il pane e il vino, nessuno ti veniva più vicino. Questa è la storia d'un tale in una grotta. Gli arriva un cane con una pagnotta. E non c'era ragione, lo sapeva. Ogni mattina presto l'attendeva. E una mattina di mezzo febbraio scoprì che il cane rubava al mio fornaio e l'accoglieva un giovane ridente che oltre alla peste non aveva niente. Chi sei? Perdonami se non ti tocco. Un pellegrino chiamato Rocco. Non hai paura di perdere la vita? Tanto tempo l'ho regalata. Io non so bene cosa sia successo, ma da quel giorno non son più lo stesso. E intanto Rocco se n'è andato via. E hanno creduto che fosse una spia. Questa è la storia. Povero e zitto, com'era vissuto, neanche un parente l'ha riconosciuto. Oh, cari teologi,
sta in paradiso. E noi chiediamoci qui con modestia: ma qual è l'uomo e quale la bestia? In terra piacentina significa Verdi. Arruga l'ha portato a Sarmato col Valtidone Festival, personalizzando due concerti di valide voci e grande orchestra. Nel 2013, in Piazza della Chiesa, con un Verdi contadino, l'attore Ruggero Dondi, che citava passi dalle stupende lettere verdiane, e con una statuona di cartapesta costruita da Cico Maserati, scultore locale di Carri da Vendemia. Nel 216 nel Borgo del Castello, Verdi era impaginato in relazione a Shakespeare, con le tre opere derivate dal suo teatro. Arruga stava lavorando a uno spettacolo per Ravenna, con le canzoni originali della compagnia di Shakespeare, e ne introdusse esempi recitati e cantati anche da lui, a confronto con le scene che Verdi, adoratore di Shakespeare, ha ripreso. Cosa sono questi suoni orrendi? Stonati! Mandate almeno a tempo. Com'è sbagliata la musica quando non si rispettano tempo, melodia, armonia. La musica è tempo, la musica è armonia. Thank you.
recente il lavoro Una Traviata, opera nuda, stretta sui tre protagonisti, con testi di Alessandro Baricco, realizzata in mezzo al pubblico in una sala del Castello Tour de Villa, Gressin Aosta, 2019, nel format di 1:15. Violetta e Pinar Donmez. Gran Dio, morirsi giovane, canta con rabbia Violetta, ma nel momento in cui la vita le scappa, alla vita estorce quel che più di ogni altra cosa aveva desiderato, non morir da sola, cosa minuscola, eppure immensa. E accade, perché alla fine arriva Alfredo, arriva davvero, ed è per un attimo l'inizio di una nuova vita, di un'inopinata salvezza, è il rigurgito di un sogno che poi in qualche modo bisogna abbandonare, lasciarlo scappare via, ma dolcemente almeno, con un paio di versi belli, se è possibile, due versi non qualunque, se è possibile trovarli, sì, è possibile, il librettista Piave li ha trovati, il buon Piave, e Verdi non si rilascerà scappare. Ma se tornando non mai salvato, a niuno in terra salvarmi è dato. Deserto, né per laurea ancora suona l'usato carme, in tempo io giungo. Ardita, e qual furente amore, e che irritato orgoglio chiesero a me. Spento il rival, caduto gli ostacoli sembrava a miei desiri. Novello e più possente l'ania presta l'altare.
Magico 2015, ma trasformava la nostra casa in una fucina di magie. In cucina una bottega di pittura, il pranzo una sala prove. Il giardino diventava una foresta angosciosa dove Giulietta dibatte la paura del veleno sonnifero e la vince con la forza d'amore. Giulietta è Ivanna Speranza. E così abbiamo pensato a Romeo e Giulietta nell'opera di Charles Gounod la prima volta quando in una sua casa di campagna si è affacciata la sua fantasia nel suo ambiente, la figura di Giulietta nel momento più drammatico, quando, dovendo prendere il filtro che l'avrebbe portata ad una falsa morte,
per liberarsi dal matrimonio non voluto e potersi dedicare a Romeo, è presa dalla paura. Funzionerà il filtro? E se morisse, e se incontrasse nella tomba le persone che le vengono incontro minacciose? E poi un atto di coraggio, di fede, deve bere. Là dove ha creato un suo piccolo rito propiziatorio, trasforma la paura in un atto trionfale d'amore. Sarmato non ha un vero teatro, ma il capannone della protezione civile di Sarmato diventa un teatro col pubblico attorno al palcoscenico Ring per l'atto unico di Arruga, forse accadde a Irene Grandauer nel 2011 con Stefania Medri e Andrea Coppone, collegato a un convegno di musicoterapia. Autorequisitoria violenta per rimuovere, con l'aiuto della musica, il trauma di non aver guardato la propria creatura nata morta. Ma per il Carnevale dei Bambini in piazza nel 2011, Arruga, coadiuvato dall'allora sindaco Anna Tanzi, semina stupori. Thank you.
funzioni. Abbandonate e rimosse. Quasi fossero il male e non la gioia. Maledetta la fine della vita. Maledetta la medicina. Maledetto il dottore che non immaginava. Maledetta l'infermiera che m'ha intontita di calmanti. Forse. Perché quando son venuti mi hanno chiesto, vuol vederla? E io ho risposto, no. Davvero mi fosse concesso di riprendere su di me quel mio stupido, sventurato gesto lontano, mal cominciato, e finirlo giusto, come se il tempo fosse mio, come se il tempo fosse nostro, tempo del sangue e del latte e del respiro, tempo della canzone e dell'anima. E salutarla. La melodia di Bellini, l'invocazione di Norma alla luna possono spalancare qui, dal nostro portico all'ombra del campanile, uno spazio senza limiti, una preghiera di sacralità infinita. Pensate il rischio di Bellini, che prepara Vincenzo Stavolo. Che prepara l'arrivo di Norma. Arriva Norma e deve cantare Castadiva. Oh, se inventa una melodia stupenda che ci porta via con le frasi lunghissime, con l'idea della preghiera, della luna, eccetera, bene, se gli viene fuori una cosa anche solo accettabile, cade tutto. Thank you.
Verdi ci richiama in terra, alla storia, al proprio presente da far diventare nuova storia, col suo impeto di risorgimento in atto. Zio tosto ritorna, a te l'impone Valentinian, l'impone, e in cotal modo coronato fanciul me tu richiami. Schiere paventi. Un prove guerrier canuto piegherà mai sempre dinanzi a impelle a concubino servo. Veni u ferro ma qual al forte, il cui poter supremo la patria leverà da tanto estremo. Thank you.
la parola è musica, non solo di fuoco, d'amore, dolore, d'estasi, di esemplare verità affidata ai personaggi d'opera dai grandi compositori. Anche le nostre parole, come dice Arruga, in una sua canzone scritta anni fa e recentemente aggiustata e riproposta. Quante parole avevamo imparate, sai quante volte ne abbiamo scambiate, sai quante volte ci siamo chiesti poi, saranno state scritte per noi. In quelle immagini stesse sospese, quante promesse son lì sottintese, e crederci il problema è per di più. Io alle mie, alle tue, tu. Trovi amiche, che ne distingua il timbro, che ne assapori il suono, che capisca che è vero perché è buono. Tutte le futili rassegnazioni muoiono al brivido di rapide emozioni. Trova parole nitide, cerca quelle che sai, che non si impara mai abbastanza la speranza. Ripeti ancora le parole antiche, che le ritrovi amiche, che ne veda il brillare in questo cielo nero, che capisca che è buono perché è vero. Messo a fuoco in un percorso ampio di attività professionale, attivo nei nodi importanti della vita musicale del suo tempo, nelle riscoperte o novità creative. Con intuizioni spericolate e anticipatrici, come il disco Vivaldi The Meeting del 99, improvvisazioni con un suo gruppo e il batterista cubano Dave Lombardo. La curiosità di portare in scena opere incompiute, Zaide di Mozart, Rosamunde di Schubert, o di riscoprire Maria Padilla, ad esempio, di Donizetti. Una rapida carrellata della sua attività in grandi teatri, istituzioni, festival, università, o spazi alternativi che amava moltissimo, come cantine, sagrati, tendone da circo. La mostra per i 20 anni del maestro Muti alla Scala nel 16. Alla Piccola Scala un convegno verdiano, un pubblico di marionette che è andato via velocissimo, la mostra Strehler nel 17-18,
l'inaugurazione con Ilaria Borletti, allora sottosegretario ai beni culturali, il palcoscenico del piccolo teatro riportato lì, la Fracci al Teatro Quartiere nel 72-73, il lavoro dell'arte, della musica portato in periferia col piccolo teatro come a Villa Arconati di Bollate nel 94. A Parma, compleanno di Verdi che seguì e organizzò al Teatro Regio per 5 anni, Hänsel e Gretel di cui anche fece la regia al Teatro Regio, Maria Padiglia che ho nominato prima, con Adele Rubin che erano interpreti, anche uno spettacolo con Lucio Dalla di cui tradusse le parti recitate per lo spettacolo, Rosamunde di Schubert, favola drammatica inventata per le musiche di scena alla Fenice di Venezia, il Carnevale di Venezia che era una sua passione e dove per anni nelle sale apolline rappresentò ad esempio Jamilet di Bizet, lo spettacolo Mozart dove lui con le marionette è in costume, e soprattutto gli piaceva il rito di portare le rose alla casa dove Mozart era soggiornato nel secondo viaggio in Italia nel 1771. Il processo a Monteverdi, sempre nelle sale apolline, nel 2013, con gli avvocati veri che facevano il processo e l'attore che interpretava Monteverdi e cantanti che rappresentavano le scene accusatorie secondo le versioni d'allora, perché questo amore era troppo profano. A Ravenna, il flauto magico nell'86 con Giusy De Vinu, Regina della Notte, spettacolo poi portato parecchi anni dopo nel 91 a Bologna con Mariella De Via invece Regina della Notte, la regia di Arruga. La tomba di Dante, altro rito che amava moltissimo, e dove ogni sera un personaggio importante, in questo caso Ruggero Raimondi, poi c'è la Sciutti con la folla, poi Steve Lessi, credo di subito dopo vedere, Valeria Morricone, ricordo da padre Davide Turoldo, il vescovo Tonini, che era vescovo di Ravenna, ad esempio. Poi lo spettacolo di cui avete visto il frammento, Lascia pur nel mondo giri, portato al Teatro Alighieri nel 2016 a Russi, dove i bambini erano entusiasti. A Torino, ricordo soprattutto, oltre a tante conferenze, i corsi che fece all'Università del Politecnico e alla Scuola Holden di Baricco. Baricco era stato un quasi suo allievo a Musica Viva. A Pesaro, dove curò il libro Medaglie incomparabili sugli spettacoli del Festival Pesarese e una prolusione lezioni nell'anno di Tancredi di cui si vede il cavallo scolpito da Pizzi per la scenografia di Tancredi. A Vicenza, al Teatro Olimpico, dove mise in scena uno spettacolo Bach e Dante, facendo convergere frammenti altissimi dell'uno e dell'altro, con Sonig Tacerian, violinista, Sonia Bergamasco, che leggeva Dante, Anna Palumbo alle percussioni. Firenze, dove tante cose fece, ma soprattutto lo spettacolo Attorno a Zaylide, elaborato dopo l'averlo presentato l'anno prima a Villa Arconati, qui siamo nel 95, libretto di Arruga, collegamenti di Italo Calvino e soprattutto la musica di Luciano Berio, era la novità della cosa. A Chieti mise in scena Mozart, un Così fan tutte nel 2000 e un Don Giovanni nel 2002, dove Don Giovanni era Alex Esposito, 18enne che interpretava il protagonista dell'opera. A Parigi, a Salisburgo, nell'ufficio stampa del Festival di Salisburgo, che gli diede un anno anche il premio per il miglior articolo di stampa sul Festival,
e nella casa del maestro Mutti per un'intervista. Alcune immagini di artisti conosciuti tra i tantissimi, in parte li abbiamo già visti anche nei filmati, a cominciare dai maestri, eccolo Gavazzeni con la Ricciarelli, con Bacchelli a Ruga, con Giorgio Strehler, il discorso maestri che ci ha fatto il maestro Cadario, con Pierluigi Pizzi nel 70, alla vigilia dei Vespri siciliani ambientati nell'Ottocento, allora una novità, Romolo Valli a Spoleto, con Luca Ronconi a Ravenna sulla tomba di Dante per la lettura, con Placido Domingo, con Carla Fracci, su cui scrisse un libro anche nel 74, Carla Fracci al Teatro Quartiere, al Teatro Tenda, con Eugenio Monti, quello che resuscitò le sue marionette del Gerolamo, e una ragazza, Patrizia Scaglioni, che aveva proprio ascendenze di Sarmato, la famiglia Grazioli. Con Mariella e Katia Labeck, le due pianiste, siamo nel Museo della Scala, con Mirella Freni e Valentina Cortese, la Freni è giovane, vedete lì, Carlo Maria Giulini a Musica Viva e Angelo Foletto, che era il suo vice direttore, col maestro Muti a Ravenna, con Azio Corghi, compositore, allo IULM, alla scuola IULM, Università IULM di Milano, col maestro Claudio Scimone, con Mario Brunello, con Daniela Dessì e Fabio Armigliato agli incontri di Cortina, e ancora la Dessì, con l'attrice Maddalena Crippa, con l'attrice Sonia Bergamasco, che stava studiando per la regia delle Nozze di Figaro e passava l'opera con lui, con Silvia Lelli, amica e fotografa di Musica Viva e poi del Teatro alla Scala, con Mario Delli Ponti e Silvia Blanchard a Casa Nostra, con Daniele Gatti, recente questa, con Ferruccio Soleri, l'Arlecchino del secolo, nel suo studio a Casa Nostra, con Leonucci, sempre, e Alex Esposito, appunto, Don Giovanni. E siamo ancora un ricordo alla nostra cappella, santuario della Madonna, con lo spettacolo di cui abbiamo sentito all'inizio l'Alleluia. Una carrellata di ritratti, velocissima, a 8 anni, nella casa di Shakespeare, 68, a Stredo-von-Avon, alla televisione svizzera nel 76, a Musica Viva, a Venezia, con i suoi Borsalino vari durante il Carnevale, a Budapest, a Salisburgo con una scherzosa fotografia, dai Ceratelli costumisti in Toscana, nel giardino del maestro Mutti a Ravenna con questa installazione, al pianoforte in varie conferenze, concerto e lezioni, sempre al pianoforte mentre parla, e qui un po' corrucciato. E qui a Gressan con questo cappello cappuccio. Cappuccio a Venezia. Le ultime fotografie nello studio, questa era con me. Il ritratto di Adele Cossi, che avete visto durante la serata, gliela portato per i suoi 80 anni, era una cantante bravissima dei tempi dell'Aslico, di Jamilé, eccetera, che adesso fa la pittrice, aveva fatto però l'Accademia di Brera, e l'ultima, una delle ultime, non ultimissima, del suo studio. E qui c'è, alla finestra dell'Istituto Besta a Milano, la finestra era aperta, i progetti li stava facendo, ha scritto un libro, ha fatto progetti, ce li ha lasciati. E nell'aprile-maggio del 2020. Abbiamo visto una carrellata di grandi interpreti, dicevo, oltre quelli visti nei video. Interpreti amici,
come quelli apparsi nei filmati e come quelli di stasera, presenti sul palco con noi, per noi, catturati a prima vista fin dal 2006 per le loro potenzialità, come Jordi, Mariano, Silvia, Ivanna, Elena, o collaboratori subito entrati in sintonia, come il maestro Giannini, come Enrico Marabelli, o stasera Cecilia Bernini, che sentiremo nel trio di Mozart, Soave sia il vento, che è un nostro commiato, da Franco Lorenzo Arruga e dalla serata.